Carissimi fratelli e sorelle, salve e buon Natale a tutti! Che la gioia del Natale possa sempre riempire i vostri cuori, la vostra vita, le vostre case. E infatti, in tutta questa settimana, celebreremo in modo particolare il Natale nella ottava del Santo Natale. E lo celebreremo anche domenica prossima, 31 dicembre 2023, domenica della Santa Famiglia di Nazareth, anno B. Il Vangelo tratto da Luca, capitolo 2, versetti dal 22 fino al 40. In questo brano di Vangelo si parla dell'episodio della presentazione al Tempio di Gesù, che di solito celebriamo annualmente il 2 febbraio, 40 giorni ecco, dopo il Santo Natale. In questo Vangelo vediamo questo mistero della Santa Famiglia di Nazareth. Gesù, Maria e Giuseppe si recano al Tempio. È molto importante per noi questa festa perché tutti noi abbiamo un vissuto familiare. Infatti questa festa non si rivolge solamente a coloro che hanno una famiglia, a coloro che hanno figli, a coloro che sono sposati, a coloro che vivono con un'altra persona e così via. Si rivolge a tutti, proprio tutti, perché tutti noi abbiamo appunto un vissuto familiare. Anche quelli che non hanno conosciuto i propri genitori, sicuramente, ecco, hanno avuto dei genitori, hanno avuto qualcuno che li ha generati, anche se non hanno avuto modo di conoscerli. E anche questo, che è il caso in cui magari si pensa che una persona ha la minima esperienza di famiglia possibile, anche questo è un dato che condiziona, segna molto la vita delle persone. Tutti noi siamo figli e in Gesù noi scopriamo che tutti noi siamo figli di Dio. Quindi Gesù, che prende la natura umana, ci dice una cosa: che tutto ciò che lui ha assunto, lo ha assunto per salvarlo. Lui ha assunto la natura umana per salvare l'uomo e tutta l'umanità. Lui ha assunto una storia umana per salvare la storia umana, redimerla, darle una strada di salvezza. Allo stesso modo, lui ha assunto e vissuto una vicenda familiare perché lui vuole redimere, salvare la storia di ciascuno di noi, anche quanto il lato famiglia, anche quanto il lato relazioni familiari. Un tema molto complesso, molto difficile, a volte fonte di grandi gioie, a volte fonte di grandi dolori. Il Signore ha questo potere di trasformare, redimere la famiglia, la storia familiare, quello che portiamo nel cuore quanto a relazioni profonde di sangue e di carne. Ecco, questo è un annuncio veramente grande, è il Vangelo della famiglia, potremmo così dire, che è venuto a portare Gesù. E allora come ci trova oggi questa notizia? Noi abbiamo speranza, perché a volte può darsi che sentiamo che le parole del Signore non hanno effetto, che cadano nel vuoto, e soprattutto nei momenti difficili, nei momenti tristi. Ma il Signore ci viene ad incoraggiare su questo in una forma talmente grande che Lui stesso passa per l'osservanza della parola. La parola di Dio è così affidabile che addirittura il Figlio di Dio, potremmo dire così, passa per questa stessa strada di obbedienza a leggi umane, che però erano state appunto promulgate da Dio, ed è interessante. Gesù, nonostante possa essere considerato in quanto vero Dio, il divino legislatore, in quanto vero uomo, obbedisce alla legge. E quindi questo ci fa vedere che davvero, anche per la nostra vita personale, anche per la nostra vita di relazioni, ascoltare, osservare, custodire, obbedire alla parola di Dio non è schiavitù, ma è libertà. Non è un modo di esprimere la nostra paura che Dio ci castighi, che ci chieda qualcosa per chiederci sacrifici fine a se stessi, ma che è espressione del fatto che il Signore ci vuole liberi. Perché una vita consacrata al Signore, così come il Vangelo ci dice che questo gesto della presentazione al Tempio ha a che vedere con la consacrazione al Signore, ecco, una vita consacrata al Signore non è una vita che viene rubata, che ci viene tolta, in cui qualcosa non è più nostro e in cui c'è un Dio che ci vuole togliere qualcosa, per questo ci chiede che dobbiamo essere consacrati a Lui. No, è una vita libera. Perché grazie alla sua nascita, alla sua vita, alla sua morte, alla sua risurrezione, Gesù ci ha acquistato questo, di poter essere liberati dal peso di una vita in cui vediamo
solo il male, solo negatività, una vita in cui pensiamo che tutto ci è stato tolto, una vita in cui ci sentiamo defraudati, ecco, ci ha riscattato da questo tipo di vita, da questa visione della vita e ci ha donato la vita di libertà dei figli di Dio, di sapere di avere un padre, di avere nel cuore una gratitudine, uno sguardo luminoso sulla nostra storia, una vita nella quale possiamo donarci perché abbiamo scoperto che Cristo è il primo che si è donato a noi e si è donato così tanto, tanto da prendere la natura umana, tanto da farsi uomo, e allora noi possiamo rigenerarci in questa gioia di questo dono di Gesù per noi. E una volta ricevuto questo amore così grande, ricevendolo, vivendolo, celebrandolo continuamente, ecco, possiamo anche noi scoprire questo segreto della vita, offrire tutta la nostra vita per essere in comunione con il Signore e dare retta, fidarsi di questa parola, di questo Dio che ci ama così tanto, è sicuramente la strada della bellezza, è sicuramente la strada della gioia, è una strada che se ci chiede delle rinunce sicuramente non è per poi farci cadere nella malinconia di essere soli con noi stessi, ma per farci sperimentare la gioia della risurrezione, la gioia di poter uscire da noi stessi e di non essere schiacciati dai nostri programmi, la gioia di essere risollevati sempre da quel Dio che consola, la gioia di sapere che c'è qualcuno del quale ci possiamo fidare e fidare in eterno, Gesù Cristo nostro Signore. E allora ancora oggi noi vogliamo ringraziare il Signore che ha fatto presente anche per noi questa consacrazione in un modo speciale nel battesimo, sacramento istituito proprio da Cristo, che trova la sua forza nella sua morte, nella sua risurrezione e nel dono del suo Spirito. E allora anche noi vogliamo accogliere Gesù nella nostra vita in queste feste natalizie, attraverso le scelte quotidiane, attraverso i tempi da dedicare al Signore, alla famiglia, al tempo da dedicare a fare del bene, a poter essere in comunione con Lui, pregare, ecco, attraverso la strada della santa volontà di Dio noi possiamo veramente ritrovare la pace, trovare la gioia, accogliere il Signore come Simeone lo prese tra le sue braccia e benedice Dio, anche noi vivere di questa gioia, cioè avere dentro la certezza che se noi incontriamo Cristo abbiamo questa possibilità, se lo abbiamo incontrato abbiamo tutto, ed è questa la bellezza, scoprirci ricchi grazie al Signore, scoprirci ricchi grazie all'incontro con Lui, scoprire che nessun adempimento di nessun nostro personale e privato desiderio può in nessun modo competere con la consolazione che ci è data dalla presenza del Signore, del suo amore per noi. Ecco, chiediamo al Signore per intercessione della Santa Famiglia di Nazareth che noi possiamo passare a questa vita nuova, la vita dei figli di Dio, e vivere della sua speranza, della sua gioia, della sua forza, della sua consolazione. Ci vediamo presto. Ancora buon Natale a tutti.